La visione di questo programma è offerta da Buon lunedì, buon inizio settimana, oggi 6 giugno, festa della Madonna Maria Madre della Chiesa e inizio settimana, siamo nel pieno praticamente oramai di un percorso che almeno a Vallo della Lucania porterà tante persone a guardare al santuario mariano, poiché Vallo si prepara a festeggiare i 500 anni della statua della Madonna delle Grazie, un monumento importante che racconta la storia della nostra comunità. Come ogni lunedì abbiamo degli ospiti che ci accompagnano in remoto e in presenza. In presenza ho il piacere di avere il sindaco di Lustra, Luigi Guerra. Buongiorno sindaco. Salve, salve, buongiorno e buongiorno a tutti quanti voi. In remoto invece abbiamo Anna Cozzolino da Napoli, storica dell'arte. Buongiorno Anna. Buongiorno, buongiorno a tutti. E ovviamente avrete già capito che il tema è il territorio, è l'arte, la bellezza dei luoghi, le nostre realtà, quello che ci fa, diciamo così, importanti, perché capire che anche un comune piccolo come quello di Lustra di 1000 abitanti può diventare un motore e un attrattore di turismo, speriamo anche di economia e di bellezza. Sindaco, che cosa accadrà nel suo comune? Partiamo direttamente con la notizia interessante e bella dell'inaugurazione che il comune di Lustra si appresta a aprire praticamente a fine maggio. Sì, a fine giugno. Sì, non si preoccupi. Il 24 di giugno sarà il grande giorno, non solo per Lustra ma per tutto quanto il territorio cilentano e dei comuni limitrofi. Aprirà il castello di Rocca Cilento che grazie alla famiglia Sgueglia è tornato al suo antico splendore, perciò sarà un indotto di creare economia e soprattutto tanto tanto turismo nei nostri piccoli borghi medievali. Il discorso è infatti questo, anche una piccola comunità remota può generare un attrattore di turismo. Lei sindaco si è impegnato moltissimo in questo tipo di lavoro che è fatto di veramente di impegno, che bisogna trovare finanziamenti, bisogna trovare agganci, bisogna trovare contatti, le persone giuste. Quanto è durato questo cammino? Questo percorso è iniziato subito da quando mi sono insediato, già a settembre 2020 da sindaco abbiamo già iniziato a lavorare perché i lavori del castello erano già iniziati, perciò si aspettava solo l'inaugurazione. Comunque, come dicevi, è molto molto difficile perché dobbiamo contare che il mio comune è un comune di 1000 abitanti, la frazione Rocca Cilento, che è proprio interessata dell'apertura del castello dove vediamo le bellissime immagini, è una frazione di 80 abitanti, perciò si andrà a stravolgere un po' tutto, ci aspettiamo flussi turistici molto alti, perciò da parte dell'amministrazione c'è bisogno di organizzare, di pianificare tutto, parcheggi, sensi unici, viabilità, arredo urbano, decoro urbano, perciò è una sfida molto molto impegnativa che sarà ancora impegnativa dall'apertura in poi, però questo non ci demoralizza, anzi siamo contenti di questa sfida, siamo contenti perché siamo sicuri che Rocca Cilento ritornerà al suo antico splendore, quella dell'antica baronia del Cilento, la capitale dell'antica baronia del Cilento. Perfetto, chiamerei subito Anna a introdurre praticamente
questo percorso che tra la storia, la cultura e i territori anche piccoli. Anna, tu lavori praticamente e fai della tua passione il lavoro che è la storia dell'arte. Tu hai studiato questo e soprattutto poi ti sei dedicata con un gruppo di amici alla comunicazione di questa avventura incredibile che è appunto l'elevazione dello spirito attraverso l'arte. Ci parli di questo percorso comunicativo e di arte che vi ha messo insieme. Intanto faccio vedere le immagini. Prego, Anna. Sì, io come dicevi nasco come storica dell'arte con una tesi magistrale in storia dell'arte medievale. Diciamo che il mio obiettivo è sempre stato quello di raccontare spaccati di società attraverso l'arte. E Storie di Napoli in questo caso e poi Storie Campane ci dà appunto l'opportunità proprio di fare questo, cioè di raccontare e di cercare storie in questo caso del nostro territorio e di raccontarle con una certa anche professionalità e consapevolezza. Storie di Napoli attualmente è la più grande community d'Italia di divulgazione culturale regionale. È nata nel 2014, quindi diversi anni fa, da un'idea del nostro fondatore che è Federico Quagliolo, e poi pian piano si è estesa, quindi da Napoli, dal centro di Napoli, e poi è arrivata alla provincia. Adesso stiamo espandendo il nostro progetto all'intera regione, raccontando non solo Napoli, ma appunto, come dicevi, anche le altre bellissime realtà della nostra regione. In particolare, Storie di Napoli nasce come un progetto digitale, ma attualmente dall'online stiamo passando a una realtà cartacea, quindi al momento è anche possibile preordinare la nostra rivista, sarà una rivista da collezione e in questa rivista appunto sono racchiuse tantissime storie e tantissimi racconti della nostra terra. Anna, che lingua usate? Perché appunto il mondo del digitale è diverso dal mondo del cartaceo, quindi che tipo di regole vi siete imposti? Oltretutto penso che siate anche giovani come redattori e come diciamo così, costruttori di questo progetto. Assolutamente, siamo un gruppo di circa 20 giovani professionisti, da storici dell'arte a innovazione digitale, quindi ci occupiamo in tutto e per tutto della comunicazione, in questo caso culturale. E il progetto è completamente autonomo, autofinanziato e appunto gestito da noi giovani e l'intera filiera produttiva e anche in Campania, ci tengo anche a sottolineare questo. E per la comunicazione ci basiamo sull'online ovviamente per quanto riguarda la comunicazione appunto di queste storie attraverso dei mini documentari, abbiamo scritto dei libri, insomma cerchiamo di adeguare questa voglia di raccontare la nostra terra in diversi contesti, appunto come dicevo da questi mini documentari che vengono pubblicati online, poi alla rivista che è un po' il coronamento del nostro lavoro. Perfetto. Sindaco, quindi è un esperimento importante quello che adesso si viene a compiere in un comune, un piccolo, dicevamo di 1.000 abitanti, che però diventeranno, almeno come frequenze, molti di più, perché arriveranno i turisti, arriveranno persone che vogliono conoscere e scoprire questo nuovo, diciamo così, riammodernato maniero. E ci sarà anche un esperimento importante, cioè come far reagire o agire una comunità piccolina rurale come quella appunto di Rocca con le persone che verranno, immagino i rifiuti, immagino le strade, immagino la circolazione stradale. Come avete pensato di risolvere questo? Guardi, stiamo già sensibilizzando la cittadinanza anche con degli incontri pubblici, con gli incontri da parte dell'amministrazione, ma non solo, ci siamo affidati anche a dei professori universitari per studiare dei piani, sia per quanto riguarda il turismo, ma sia anche per quanto riguarda le viabilità ed altro. Non solo, in questo mese partirà la grande iniziativa da parte del comune, anche per abbellire di più il centro storico, anche facendo partecipare i cittadini stesso con l'iniziativa di Borgo Fiorito, che saranno aperte le iscrizioni fino a metà giugno, per cui tutti quanti coloro che hanno un'abitazione oppure un'attività commerciale nel borgo medievale possono partecipare e possono abbellire non solo la propria attività oppure la propria abitazione, ma anche tutto il centro storico, per cui alla fine saranno anche premiati. Incentiviamo la popolazione anche a partecipare nella vita amministrativa, soprattutto. Sarà un'invasione pacifica, Sarà quindi un'invasione spero. pacifica. In cui due realtà si incontrano. E Anna, hai assistito in questo tuo percorso, che ormai dura da un po' di anni, a esperimenti del genere, che una piccola realtà
diventi attrattore di qualche cosa legato al mondo dell'arte, che sia un museo, un palazzo, una chiesa. Diciamo che in questo periodo forse sono diverse le piccole realtà che cercano di fare cultura e di diffondere, no? Questo messaggio di bellezza. Quindi do anche un grande in bocca al lupo al sindaco ed è un lavoro veramente eccezionale. Nel nostro piccolo cerchiamo anche noi di promuovere queste piccole realtà e di cercare anche di sottolineare il grande lavoro che c'è dietro queste riaperture e questa possibilità di rendere fruibili questi siti così importanti, anche nel loro piccolo. Certo, è che ovviamente il progetto di Anna comincia e si evolve in maniera determinante in una grande realtà metropolitana che è Napoli. La sfida ulteriore invece è che un piccolo borgo di una provincia lo faccia. Quindi è veramente, penso che all'imbocco al lupo di Anna si aggiunga ovviamente quello mio e della redazione, perché sarebbe veramente una vittoria all'insegna della bellezza, che è puramente quello che noi cerchiamo di diffondere e che ci può aiutare anche in un momento non facile come quello che viviamo. Andiamo quindi a vedere un attimo i giornali di oggi, che cosa ci dicono. Ecco, partiamo dal Mattino di Salerno. Verso l'estate, assalto agli arenili, bagnanti infuriati, sembra una fogna, pulizia fai da te in campo i volontari. Tutti al mare, ma tra i rifiuti. Schiume e chiazze d'olio in acqua, immondizia in spiaggia, protestano turisti e residenti. Ed è il tema proprio quello della recettività e di gestire i rifiuti in questa situazione. A Rocca che cosa accadrà? Continuerà la stessa gestione? State organizzando, ovviamente i rifiuti aumenteranno, immagino le bottigliette di bibite, i rifiuti organici, no? Degli alimenti, eccetera. Come pensate di provvedere? Allora, logicamente il sistema sarà tutto quanto rivoluzionato perché ad oggi che sono nella frazione 80 abitanti, poi arriveranno tra turisti, logicamente la bottiglietta e la carta può sempre scappare, non dovrebbe, però purtroppo succede. Allora noi come amministrazione già nei prossimi giorni abbiamo un incontro proprio per vedere un po', per scegliere qualche cooperativa, qualche persona che possa andare lì perché possa garantire giornalmente il servizio per quanto riguarda la raccolta sia dei rifiuti sia per quanto riguarda il cestino da svuotare, ma anche per quanto riguarda anche la pulizia delle strade del borgo, perché poi se arrivano i turisti e si ritrovano un borgo medievale, anche se pur bello, però pieno di cartacce e di tanto altro, non ci facciamo di certo una bella figura. Certo. E sulla storia, ritorno sul mattino, siamo in apertura, la regata storica a Bagnale e ora mi sposo nel Duomo. È una storica vittoria quella tra le quattro repubbliche marinare, avvenuta ieri, ha vinto Amalfi dopo tanto tempo, quindi le altre contendenti hanno perduto e quindi è anche questo un motivo di promozione territoriale, ovviamente, perché le immagini poi alla fine non dovevano, ma sono state trasmesse dalla RAI e quindi si è visto che questa bella immagine dei ragazzi in blu che sono arrivati al primo posto e quindi anche allo sport in questo caso ha dato un bel biglietto da visita a chi nella gestione delle proprie ferie vuole scendere a sud di Napoli, a sud anche di Salerno, andare in costiera e anche venire semmai da noi. Ecco, Amalfi, Rimontascio e Vittoria, festa azzurra per 10.000 tifosi, quindi anche questo è molto interessante. E sull'emergenza ambientale, quindi ecco, vediamo l'articolo di spalla di Federalberghi: scarichi abusivi, alghe e navi in rada, così non va, servono controlli e multe, c'è bisogno di tutelare l'ambiente. Anna, è importante che appunto assieme alla promozione di un territorio esista anche la tutela dell'ambiente. No? I turisti vengono, immagino, a Napoli o a Pompei, agli scavi di Ercolano, però poi c'è bisogno di una gestione oculata, no? Di fare attenzione a far sì che l'ambiente rimanga intatto e che le persone sappiano dove andare a cestinare i propri rifiuti. Certo, anche perché quando parliamo di bene non ci riferiamo esclusivamente a un museo o a dei reperti, ma parliamo anche di beni paesaggistici. Quindi è molto importante preservare anche quello che ci è stato offerto e quindi è importante anche permettere che la fruizione di questi luoghi sia poi adeguata al contesto, sicuramente.
Sindaco, se qualcuno volesse soggiornare lì, si è pensato che questo potrebbe essere anche un motore per bed and breakfast, B&B appunto, o qualche struttura potrebbe nascere? No, 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 stanno già nascendo e a Rocca, le dico la sincera verità, ci sono anche dei coraggiosi, degli imprenditori coraggiosi, perché così devo chiamarli, che hanno aperto il loro B&B prima dell'apertura del castello e prima che si sapesse degli interventi al castello. Perciò c'è una comunità che si sta dando da fare, c'è una comunità che, come dicevo prima, sta partecipando e questa per un'amministrazione è veramente una bella cosa, perché poi fare turismo sì, deve esserci l'amministrazione che deve creare i presupposti, ma poi deve partire molto dalle persone che devono logicamente saper accogliere e poter accogliere i turisti che verranno lì a Rocca Cilento. E quindi il Sì, ci binomio sono già, economia sì, ci e sono già turismo delle può attività, funzionare. sì, che stanno già funzionando. Anche poi il castello comunque fornirà circa 20 camere, molto molto belle, perché ho avuto il modo in anteprima di Certo. vederle, perciò ci sarà anche un'economia in questo senso, in quella Bene. del B&B e per quanto riguarda l'hotelleria. Sulla promozione territoriale volevo andare ancora con Anna a parlare di uno dei posti più importanti della provincia di Salerno, ovviamente che è Paestum. Parliamo ovviamente di un luogo molto, diciamo così, noto anche all'estero, tanti dalla Germania, da paesi anche extraeuropei cominciano a conoscere qualcosa che va a sud di Napoli. Sostanzialmente fino adesso il turismo grosso si ferma a Roma, un po' va su Capri, su Pompei, ma esiste anche questo che è il turismo della provincia di Salerno. Quando le immagini saranno pronte, volevo far sì che Anna appunto ci raccontasse quello che è uno degli itinerari che voi come rivista avete scelto, come appunto struttura di comunicazione avete scelto, chiederti perché Paestum e perché questo il sito museale praticamente. Sì, come dicevamo prima, Storie di Napoli è diventato e sta diventando storie campane sia nella rivista sia anche un po' nella mission della comunicazione. Quindi ci stiamo spostando, ecco, sulle altre province della regione proprio perché hanno la stessa valenza a livello di bellezza e per cui vale la pena raccontarle allo stesso modo. Basti pensare appunto, ecco, al Parco Archeologico di Paestum. Sulla rivista troverete tantissimi articoli riguardanti le varie province della regione, in particolare riguardo Paestum abbiamo realizzato un articolo su forse quello che è il reperto più particolare del Museo Archeologico di Paestum, che è la tomba del Tuffatore. Sicuramente ne avrete sentito parlare. È una tomba molto importante perché, eccola appunto, sì, ci consegna insomma un raro esempio di pittura greca. Questa tomba è stata scoperta nel 1968 e da quel momento ha fatto molto discutere gli studiosi. Attualmente, ancora non si è concordi nello stabilire quello che è un po' raffigurato, ecco, vediamo sulla lastra di copertura della tomba. C'è questo giovane uomo che si sta appunto tuffando da questo blocco, di massi e in realtà sono diverse le teorie che vengono anche poi spiegate all'interno della rivista, del nostro articolo. Vi dico solo che probabilmente, secondo una di queste teorie, il paesaggio rappresentato non sarebbe un paesaggio immaginario, ma anzi raffigurerebbe proprio il nostro Cilento e ciò spiegherebbe anche la presenza di quell'albero che vedete in una posizione un po' strana. Ah, quindi c'è un'interpretazione che non è, si diceva anche no, dal mondo dei vivi a quello dei morti o viceversa, Sì, c'è esatto, tutta il una serie di tuffo simbologie, vero? simboleggerebbe questo. Esatto, il tuffo del giovane uomo simboleggerebbe questo, esatto, il tuffo dalla vita alla morte o comunque dalla conoscenza. Infatti i blocchi, secondo alcuni studiosi, potrebbero rappresentare le mitiche colonne d'Ercole e il tuffo verso appunto l'ignoto, il misterioso. E l'interpretazione, una delle più attuali interpretazioni, in realtà vorrebbe che questo tuffo sia in realtà una prova di coraggio. E quindi il paesaggio rappresentato rappresenterebbe appunto il Cilento. Perfetto, quindi abbiamo una ricchezza
geografica e storica, quindi stiamo parlando del mondo greco, da quello passiamo al mondo medievale, al mondo longobardo, che è quello che il sindaco qui rappresenta, perché appunto il Monte Stella, antico toponimo da cui poi viene il nome Cilento, perché poi tutti i paesi della montagna hanno questo, no, appellativo, Rocca Cilento, Lussa Cilento, Stella Cilento, perché appunto è quello che veniva nell'epoca anche prima del Medioevo urbanizzata, e poi dà luogo a queste bellissime realtà. Anche il sindaco ha parlato del castello, io parlerei anche del convento, vero sindaco? Il convento di San Francesco, dei frati Esatto. minori di San Francesco, è veramente un splendido convento, ancora mantenuto veramente originalmente. Cioè, abbiamo, non so, non abbiamo delle immagini, però Usciranno anche usciranno, però quelle. veramente è un gioiello da non perdere. Perciò non c'è solo il castello, ma c'è anche il borgo medievale. All'interno del borgo medievale si possono trovare gli antichi lavatoi, gli antichi frantoi. C'è un'antica scuola, la prima scuola di Rocca Cilento del 1920, e ci sono ancora i registri e i banchi come erano ad allora, che si può anche visitare con un accordo sempre che abbiamo fatto con i privati, che sono poi i proprietari di queste strutture. E poi c'è il bellissimo convento di San Francesco, dove il comune, abbiamo partecipato a un progetto di 100.000 euro per collegarlo con un sentiero storico al castello di Rocca Quindi la Cilento. viabilità verrà migliorata, verrà, diciamo così, anche messa in sicurezza, perché si prevede l'arrivo di vetture, no? Sì, è normale. Noi, come stavo dicendo prima, ci stiamo impegnando perché quello è uno dei temi più caldi, quello della viabilità e soprattutto quello dei parcheggi. Noi abbiamo un campo sportivo fatto nei primi anni 90, dove adesso lo stiamo utilizzando almeno nei fine settimana, dove ci sarà un flusso più alto di turisti come parcheggio, proprio per sopperire, visto che è un borgo medievale, non ha Certo. tutto quello spazio per poter parcheggiare i mezzi e i pullman che verranno lì a Rocca Perfetto. Cilento. Andiamo sulla città. La città, il quotidiano di Salerno, apre con lo sport. Iervolino sfida la Juve e caccia ad Arnautovic. Offerta della Salernitana al Bologna per il bomber che piace agli agnelli. Quindi andiamo sullo sport e poi anche sulla situazione di cronaca. Piazze di spaccio, ora si spara. La guerra tra bande di pusher dietro le pistolettate a Salerno. Regata storica, ovviamente, Amalfi da spettacolo e la regina del mare. Allarme pandemia, Covid, iniziata la tregua estiva. In provincia l'indice dei contagiati è precipitato sotto l'1%. Nel comune la situazione è sotto controllo. Come va con la pandemia, sindaco? Sì, ad oggi è sotto controllo, come un po' in tutte quante le parti. Questo è un buon segnale anche per la stagione estiva, per Certo. ripartire con il turismo. La pandemia ha portato tantissimo scompiglio a livello sia economico sia turistico, però diciamo che in questo senso ha rivalutato un po' i borghi a livello di turismo, perché oggi il turista cerca la tranquillità, cerca la spensieratezza, e i nostri borghi, i borghi cilentani, non solo quello di Rocca Cilento, ma voglio ricordarne tanti altri nel Cilento, che è pieno di borghi e storici molto molto belli, è un'occasione in più dopo la pandemia di ripartire veramente più forte grazie a questa esigenza da parte dei turisti che vogliono Certo. la tranquillità e la bellezza naturale. Anna, voi avete testato appunto questa ripresa, cioè post-pandemica, l'attività di guide dei musei, di persone che vogliono fare, diciamo così, percorsi, è ripresa? Riuscite a avere un sentore di questa rinascita? Assolutamente sì, e c'è anche forse una maggiore richiesta di vedere, di scoprire e di approfondire quelle che sono le proprie conoscenze. Forse questa pandemia, da un punto di vista culturale, ci ha aiutato a riscoprire quella che è la bellezza del nostro territorio e la voglia di conoscerla, quindi assolutamente sì. Nonostante online abbiamo circa 11 milioni di lettori all'anno, diciamo che è un buon risultato, e questo porta anche ovviamente ad avere un riscontro nella realtà, nel concreto, nella voglia di visitare e di vedere questi luoghi. In effetti voi avete coniugato il discorso di promozione territoriale, il discorso di bellezza, ma anche con la tecnologia, con la costrizione di rimanere fermi e non poter uscire in situazioni normali, avete dato l'opportunità a persone da casa di vedere e di informarsi.
Sì, anche se il progetto, come dicevo, è nato molto prima, però ovviamente questo canale, la comunicazione digitale è stata molto importante, sicuramente. E andando avanti con il giornale, siamo sempre su Salerno, il progetto Il Verde della Cittadella sarà curato dai detenuti, 10 reclusi a Forni impegnati nella manutenzione dell'area di Via Dalmazia. Quindi anche qui tutela del territorio, servizio sociale dei detenuti, progetto che in verità qualche annetto fa aveva iniziato il comune di Castelnuovo Cilento con il sindaco La Maida, con i detenuti del carcere di Vallo della Lucania, e quindi far sì che l'ambiente, come potrebbe essere penso anche l'arte, sia uno strumento adoperato per un riscatto sociale. Anna, che pensi? È un progetto anche bello che mette, diciamo così, delle persone rei ovviamente di una colpa che hanno commesso, con la possibilità di essere operatori sociali. Certo, la bellezza è per tutti e ovviamente aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, di lavoro, di comunità. Forse è proprio il mezzo giusto che serve oggi alla società per collaborare e per lavorare insieme per un fine comune. Ok, andando avanti vedo al mare come in laguna, tuffo nel verde, fine settimana in segno della protesta, quindi ci sono stati diversi siti che sono un po' all'indice per la non pulizia delle acque, quindi è un problema, ne parlavamo prima col sindaco, che deve essere risolto, e delle realtà di costa o delle realtà di terra, ovviamente voi vi state riunendo per far sì che appunto avrete da tutelare il territorio come è, e come avverrà con l'accesso di nuove presenze. Questo è fondamentale. Poi c'è da dire che purtroppo c'è l'inciviltà di molte persone che poi al ritorno dal periodo del mare, del weekend, lasciano, come possiamo vedere sulle piazzole delle nostre superstrade, ma non solo, anche nei territori, lasciano quelle borse, e anche borse per dire poco, anche troviamo di tutto e di più. In questo senso anche stiamo cercando di trovare qualche società per installare delle telecamere a trappola, non solo sulle piazzole della superstrada che competono il comune di Lustra, ma anche all'interno delle aree meno urbane dove c'è questo fenomeno che purtroppo ad oggi è anche non solo un danno ambientale, ma anche costoso per le casse dei piccoli comuni che poi si devono adoperare per la Certo. bonifica, del luogo. Sì, il sindaco mette appunto il dito nella piaga perché soprattutto venendo da Agropoli su Mignano e poi salendo ci sono a volte dei centri praticamente di discarica a cielo aperto e che forse solamente le multe o le telecamere potrebbero Possono evitare, evitare, altrimenti, sì. Si deve perché non andare è episodico, è continuo. con un'attività repressiva in questo caso. È l'unico modo e aggettivo esatto per. Certo, per cercare di frenare questa cosa. E, andiamo sempre sulla città, Valle delle Orchidee in festa, qui celebriamo la natura, a Sassano si presenta la 24ª edizione, quindi anche questa parte del territorio, il Vallo di Diano, vive questo momento di incontro e di sviluppo. E, Anna, con la vostra attività vi siete anche inoltrati nel Cilento interno, siete andati praticamente su Felitto, vero? Sì, Raccontaci che cosa abbiamo trovato. avete cercato e trovato. Sì, allora Felitto è un piccolo borgo medievale, bellissimo tra l'altro, e si trova proprio accanto a quella che è l'oasi del Remolino, quindi siamo proprio nell'ambito delle gole, del fiume Calure. Il borgo di Felitto è molto molto particolare perché è un borgo, come dicevo, medievale, ma in realtà conserva anche delle memorie romane. Abbiamo un palazzo che è il Palazzo delle 100 Stanze, soprannominato così proprio per enfatizzare quella che è la sua dimensione, all'interno del quale è stato trovato un pozzo che conserva appunto, delle memorie romane, ovvero un impluvio. L'impluvio è quella vasca che si trova al centro delle case romane, visibile anche a Pompei, all'interno della quale si raccoglievano le acque piovane per ovviamente conservarle nel sistema, diciamo, dei pozzi della casa. E Felitto più o meno è databile intorno all'anno 1000 perché conserva ancora la cinta muraria, alcune delle torri che facevano parte appunto di questa struttura e sono databili proprio attorno a quel periodo. Ovviamente quest'area permette una visita culturale,
ma anche numerose attività immerse nella natura. Quindi basti pensare alla bellezza dell'oasi del calore e la possibilità anche di fare dei picnic, delle attività all'aria aperta come trekking o anche per i più temerari c'è il torrentismo. Insomma, ci siamo un po' concentrati su tutto Sbizzarriti. quello che offre, esatto, l'area, non solo da un punto di Sindaco, vista artistico. l'area invece dello Stella, se uno volesse fare un picnic, volesse andare con la famiglia, ci sono dei posti dove ci si può fermare? Ci sono qualche posti, perché, però molte volte purtroppo non sono ben curati. Però devo dare atto che c'è la comunità montana Lento Monte Stella che in questi ultimi anni, con grandi sforzi e con grandi sacrifici, stanno lavorando al meglio, perciò è stato ripulito l'area del Monte Stella. Lo stesso stiamo facendo per i sentieri che collegano poi Rocca, Cilento agli altri comuni limitrofi. Come dicevo prima, c'è un progetto proprio da parte della comunità montana Lento Monte Stella, insieme al comune di Lustra e agli altri comuni che ne fanno capo, proprio di rivisitare questi sentieri storici e riportarli alla antica bellezza, perché questo può essere una maniera nuova, ma soprattutto una maniera naturalistica di turismo alternativo che ad oggi funziona e va molto bene in altre parti d'Italia, come in Trentino, come Certo. lo stesso poi nel Cilento, anche lo stesso Filitto, che Esatto. come diciamo con le oasi naturalistiche. Ad oggi le oasi sono quasi gestite da qualche privato che ha investito in queste cose naturalistiche e stanno avendo ottimi risultati, anzi, ci sono sempre strapiene nei weekend, nei giorni di festa, perciò questo deve essere anche un monito per noi amministrazione di investire nella natura, di investire nel green, perché oggi, come dicevo prima, è una cosa che attrae e che può essere fonte anche di reddito. Quindi potrebbe essere una bella opportunità e andare al Sì. castello, poi la cooperativa che ti dà un'area attrezzata picnic, dove ovviamente sarà anche dove lavarsi, un servizio Sì. igienico, acquistare qualcosa di fresco e i bambini giocare. Quindi potrebbe essere veramente un tour completo tra natura e arte, È la sindaco. natura, arte e storia, E che è storia, una cosa ovviamente. molto molto Ricordiamo importante. appunto Sì. l'origine medievale, longobarda, Sì. quindi praticamente il discorso che dalle signorie di Salerno arrivano nel Cilento, nella zona nostra, costruiscono questi manieri eccezionali che avremo finalmente la possibilità, lei l'ha avuto già come prima cittadina, ma anche noi comuni mortali potremo riuscire a visitarlo dopo il 24. Infatti invito anche la pagina perché ho visto gli 11.000 visitatori e sarebbe veramente per Rocca Cilento e per Lustra un privilegio avervi qui, avervi a Rocca, non qui Certo. proprio, però logicamente sarebbe veramente uno sponsor veramente molto molto grande per noi. Il 24 è San Giovanni, però voi una festa la fate a Lustra il 2 luglio. 2 luglio, Che cosa sì, c'è? Donna delle Grazie, e che poi logicamente seguirà la festa religiosa il 2 luglio, poi la seconda settimana di agosto ci sarà la festa, diciamo, civile religiosa. Ci stiamo organizzando, ci stiamo, vabbè, tenendo in contatto non solo con la Chiesa, ma anche con il Comitato Festa che si è costituito in questi giorni. Devo fargli un grosso in bocca al lupo anche al Comitato Festa, perché ad oggi è sempre più difficile trovare persone che si impegnano proprio nell'organizzare le Certo. feste, perché è molto molto difficile, molto complicato. Al 2 luglio festeggia ovviamente il Comune del Sindaco, festeggia anche a Vallo della Lucania, ha appunto questa importante cerimonia che sarà preceduta da momenti di studio per la datazione 1521, penso che sarà ovviamente riconfermata, della statua della Madonna delle Grazie. Noi anche delle emittenti di Guendalena TV abbiamo creato un momento di riflessione invitando in settimana nel nuovo programma di approfondimento che si chiama L'Agorà, il parroco di Vallo della Lucania, Don Aniello Adinolfi, uno scrittore storico, Manlio Morra, che in questi studi hanno raccontato un momento di incontro, c'è cioè una comunità, Vallo della Lucania, attraverso momenti più vari, dalle carestie al momento di siccità, alle guerre, si sono rivolti alla Madonna delle Grazie. In questi giorni la chiesa di Vallo della Lucania è addobbata in una maniera veramente notevole, perché il mese di giugno sarà un momento di incontro, di preghiera, ma anche con la storia dell'arte che appunto racconta le vicende di questo santuario, che poi è stato dei padri domenicani, poi dei liguerini, oggi è la parrocchia di Vallo della Lucania, e che quindi con l'Agorà abbiamo voluto raccontare. Vi invito anzi a seguirla nella programmazione dell'emittente. Andiamo un attimo a concludere la rassegna stampa, andiamo allo sport, c'è stata la partita della Jelbison.
Ahimè, KO, addio sogno scudetto, Vallesi sconfitti dal Giuliano, decisiva una rete di Pozziello. Quindi la Gelbison saluta Polo Scudetto, non riesce ai Celentani di vincere con almeno due di scarto con il Giuliano e quindi devono alzare bandiera bianca a finire qui la loro stagione, che comunque sarà storica perché c'è stata la promozione. Sindaco, abbiamo questo primato a Vallo della Lucania, facciamo gli auguri ovviamente al Presidente Puglisi. Una grandissima promozione, è veramente una cosa bella non solo per Vallo della Lucania ma per tutti i cilentani. Veramente è un orgoglio avere una squadra in Serie C del Cilento e di Vallo della Lucania. Complimenti, complimenti a tutti. Per chi invece volesse fare un po' di sport e di calcio, si può giocare nel suo comune? C'è un campo idoneo? Sì, sì, noi a luglio scorso abbiamo inaugurato un campetto a Lustra di ultima generazione, anche con 100 posti a sedere, abbiamo organizzato una bella struttura e non solo, quest'anno dato che Lustra è la detentrice del Palio delle Contrade, per quanto riguarda Omignano Salento, l'apertura del Palio sarà proprio nel nostro piccolo comune, sarà proprio a Lustra. Allora, ci vuole spiegare che cos'è il Palio delle Contrade, chi compete, quando si fa? Allora, il Palio delle Contrade è stato creato da Antonello Chiera per quanto riguarda per la festa Domignano. Logicamente si sono contattate tutte quelle zone che rientrano nella parrocchia di Omignano, tra cui c'è anche Lustra, perché una parte di Lustra rientra nella parrocchia proprio di Omignano. Questo Palio delle Contrade si effettuano dei giochi per 2-3 sere, dei giochi che poi vengono spiegati qualche giorno prima, ed è un momento veramente molto molto bello di unione tra le contrade, tra le frazioni, dove c'è quello spirito di competizione che però poi alla fine porta tutti in una grande festa, e ci sono tantissime persone che lo seguono, è veramente una manifestazione veramente sentita. E quest'anno abbiamo la fortuna, grazie all'amico, come dicevo prima, Antonello Chiera, che tra i primi giorni di agosto si aprirà a Lustra, ma si aprirà a Lustra perché, come dicevo prima, Lustra è la detentrice in carico proprio del Palio. Okay, quindi... E stiamo organizzando una serata molto molto bella. È un appuntamento, sì, quindi sì, un da appuntamento non anche da non perdere. Avrete, sì, anche appuntamenti gastronomici o non è previsto ancora? Sì, la Proloco di Rocca Cilento sta organizzando per la seconda, terza settimana di agosto, sta organizzando proprio delle manifestazioni a livello gastronomico che però che poi saranno abbinate a quello che il comune sta facendo, perché il comune è beneficiario di un fondo POC da parte della regione Campania, per ciò ci saranno vari giorni di festa nel borgo medievale di Rocca Cilento con rappresentazioni storico e culturali. Bene. Sarà veramente un momento veramente molto molto bello. Allora speriamo di essere aggiornati per raccontare, visto sicuramente, che sicuramente veramente è un motore molto forte, perché appunto si parla della cultura, della enogastronomia, del verde, quindi è una sinergia completa. Una sinergia completa, come dicevo prima, è un duro lavoro che però ce la stiamo mettendo tutta e fino ad oggi ci stiamo riuscendo. Anna, lo vedi anche tu questo momento di incontro, cioè il discorso culturale però assieme a quello economico ma anche a quello della salute, del benessere, cioè può essere un motore che porti nella nostra regione in Campania una sorta di nuovo turismo o allarghi una piccola fetta a diventare più grande, perché c'è chi non può o non vuole spostarsi per l'estero, come dicevamo prima causa pandemia, ma anche adesso che è finita può rimanere a visitare anche delle province e delle città non conosciute nella nostra terra. Certo, sicuramente sì, ed è quello un po' che stiamo anche provando a fare con Storie Campane, allargare i confini, forse è questo il segreto per espandere un po' quelle che sono i punti di vista e per ampliare quella che è l'offerta del nostro territorio. Approfitto intanto per ringraziare il sindaco dell'invito e per sottolineare anche l'importanza della sensibilizzazione, della valorizzazione e anche della comunicazione in questo caso rispetto alle nuove iniziative, a tutto ciò che è di nuovo ma anche di importante può offrire il nostro territorio. E quindi sicuramente, sicuramente sì, e ci troverete ovviamente sempre d'accordo. Ed è importante, ci tengo a dirlo, anche affidarsi e credere in quelle che sono le competenze, le capacità e anche la volontà di giovani professionisti che vogliono proprio, ecco, perseguire questo fine. E continuando il discorso ci mettiamo insieme anche la fede, perché se andiamo sul Mattino, Santa Allegrezza, lo Charlot dedica un musical a Papa Francesco. Un musical dedicato a Papa Francesco, tanta comicità e un omaggio
a Pasolini, al centro della 34esima edizione del premio Charlot Kermesse, che sarà presentata il 24 giugno nel Salone del Sala del Gonfalone a Salerno. Una rassegna ricca di ospiti che partirà dall'Arena del Mare, e quindi praticamente c'è anche questo progetto che vedrà l'arte, la musica, 10 giorni, ecco qui, fra cinema, musica, jazz, blues, pop, eccetera. Tagliamo il traguardo della 24esima edizione. Dichiara Claudio Tortora, con la consapevolezza di aver lavorato sodo, con trasparenza e puntando sempre alla qualità. I grandi nomi che hanno interessato sono tantissimi: il festival, Vanessa Redgrave, Luis Bacalov, Sordi, Lamelato, eccetera, eccetera. Quindi, sindaco, come vediamo, l'arte, la cultura e anche la fede, perché in questo caso c'è un premio, uno spettacolo dedicato a Papa Francesco, possono camminare insieme. Voi con la musica avete lavorato l'anno scorso con il Mailand o con anche altre manifestazioni culturali. Pensate che ci sia qualcosa anche quest'anno? Guardi, anche quest'anno abbiamo partecipato al progetto insieme a Lillo De Marco. Speriamo che sia finanziato. Quest'anno mi diceva il caro Lillo che purtroppo i fondi messi da parte del Ministero sono minori rispetto a quelli dello scorso anno, però noi siamo fiduciosi. Abbiamo stanziato comunque una bella cifra dal bilancio per quanto riguarda proprio gli eventi e le manifestazioni, ma non solo eventi di musica, ma anche eventi culturali che poi vanno logicamente a differenziarci dagli altri palcoscenici, perché logicamente Rocca, Lustra e le altre frazioni comunque devono fornire anche una possibilità di dare anche agli artisti cilentani la loro possibilità, anche visto che da 2 anni sono stati fermi a causa del Covid, perciò certo, dobbiamo rivalutare, cioè rivedere di nuovo la musica cilentana, certo, gli artisti cilentani, dare le loro grandi possibilità, perché poi sono bravissimi, diciamoci. Voi avete avuto un bello spettacolo l'anno scorso, forse più di uno? Sì, abbiamo avuto più di uno spettacolo, abbiamo avuto il Mailand per quanto riguarda il Lustra, che è stato veramente un grande successo, c'eri anche, certo, tu presente, perciò hai potuto constatare, non è che lo dico solo io. Poi c'è stata una serata anche a Rocca Cilento e c'è stata anche una serata a Corticelle, nella frazione Corticelle. Quest'anno il progetto più o meno va sempre in quel senso. Poi logicamente abbiamo questo beneficio del fondo POC, come dicevo prima ci saranno altre serate culturali, storiche e gastronomiche, e poi non solo, abbiamo fatto anche altre richieste per altri finanziamenti e speriamo che vengano finanziati per poter logicamente fare una bellissima estate lustrese. Ma poi non solo la musica, non solo, ma anche ci saranno passeggiate fotografiche il 9 e il 10 di luglio, dove verranno fotografi professionisti e non alloggeranno nei B&B di Rocca, perciò daranno anche la possibilità a coloro che hanno un B&B o un'attività di poter contribuire all'economia locale, e non solo, poi pubblicizzeranno le loro foto su tutti quanti i social, su tutti quanti i canali, perciò sarà anche questo logicamente un momento di attrazione per quanto riguarda il borgo medievale e il comune di Lustra. Ma arrivano anche altri stimoli, perché vorrebbero aprire o dedicare meglio una via alle radio libere nel suo comune, perché c'è una storia che non va dimenticata e il comune potrebbe essere partner di questo progetto. Sì, sì, è stata fatta proprio questa mattina la proposta, però logicamente l'ho presa veramente a cuore questa cosa. E come dicevo prima, c'è questa, dove poi c'era l'antico logicamente ripetitore da parte proprio delle radio, e proprio c'è questo sentiero che costeggia proprio questa, che dicevo prima, che è la strada che porta dal castello al convento di San Francesco, è un percorso pedonale, e in questo caso in caso che verrà finanziato e avremo la fortuna di poterlo rimettere in sesto, proprio lo dedicheremo alle radio libere. Questo è un impegno che prendo oggi con voi e con la vostra redazione. Certo, perché la comunicazione è importante nella trasmissione delle notizie, dell'espressione, ma anche dell'arte, della musica, ovviamente, che va a essere condotta attraverso questi canali. Oggi abbiamo ovviamente i social media, abbiamo internet, abbiamo queste strutture, però non dimentichiamo che chi ha qualche annetto in più ricorda le radio libere, le radio pirata addirittura, non le frequenze clandestine che avevano fatte prima TV, quando ancora non erano approvati i protocolli legislativi, erano appunto quelle semiclandestine. Siamo in chiusura, io ringrazio Anna Cozzolino, invito a leggere il sito e leggere la pubblicazione che sarà in edicola praticamente da adesso. Grazie Anna. Grazie a voi, approfitto anche per invitarvi l'8 luglio alla nostra prima presentazione della rivista a Palazzo Venezia a Napoli, sarebbe un piacere avervi.
anche per il sindaco ovviamente, e non mancheremo alle vostre prossime iniziative. Grazie mille. Grazie al sindaco di aver partecipato a questa nostra trasmissione. Sindaco, giusto un saluto al volo. Grazie, grazie a tutti quanti voi, grazie soprattutto a Guendalina TV che ci dà la possibilità, logicamente, di sponsorizzare il nostro territorio. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Do l'appuntamento ai nostri programmi, al TG, al nuovo programma contenitore L'Agorà, la piazza virtuale che racconta le nostre storie, e a seguire la programmazione della nostra emittente. Buona settimana. La visione di questo programma è stata offerta da